Allora, siamo qui alla fine del seminario Dire, fare, baciare, come parliamo di affettività e sessualità con gli adolescenti, insieme a Giorgia Bartolini e Pierluigi Gallucci, a cui faremo una domanda. La domanda che vorremmo rivolgervi è quanto è importante parlare di sessualità con la propria famiglia in adolescenza? Grazie. È una domanda complessa che è stata oggetto di parte del seminario che abbiamo appena co-condotto ed è sicuramente un tema rispetto al quale non c'è una risposta univoca. Quello che è un po' emerso dalle osservazioni degli adulti presenti in sala è che a volte è difficile parlare perché si ha un po' paura di violare un'intimità del ragazzo proponendo, mettendo delle parole su un ambito strettamente privato. Fra le osservazioni emerse, quello che forse era un po' il consiglio, in qualche maniera, se si può dire così, era quello di essere aperti, disponibili al confronto e quindi in qualche maniera sentirsi noi stessi a proprio agio rispetto a questo argomento in modo tale da essere in grado di ascoltare eventualmente le richieste, i dubbi, le difficoltà dei ragazzi nel momento in cui venissero proposte. Esserci. Sì, come appunto abbiamo detto anche con chi ha partecipato al seminario di oggi, secondo noi la cosa importante che è emersa è il fatto che, come dire, su un tema così fondamentale come la sessualità e l'affettività, cioè che è un tema in realtà profondo, intimo, che ci coinvolge tutti, non solo i ragazzi e le ragazze, ma anche gli adulti stessi, un po' perché sono stati adolescenti, un po' perché sono comunque, no? Persone che vivono anche la propria affettività e qui c'è questo confronto tra adulti in generale e adolescenti. È importante provare quantomeno a iniziare a affrontarlo, a parlarne. Ovviamente ciascuno con i propri modi, i propri tempi, anche dai propri punti di vista, perché un conto sono i genitori, un conto sono gli insegnanti, no? Un conto sono altre figure di riferimento degli adulti rispetto ai ragazzi e alle ragazze, però se ciascuno in qualche modo prova, al di là dei tecnicismi, no? Al di là delle informazioni teoriche che come dire, sono abbastanza a livello più superficiale e facile, se ciascuno in qualche modo prova a trovare una giusta distanza, quantomeno di disponibilità e di ascolto su come dire, gli aspetti più emotivi e relazionali dell'affettività, che sono in realtà poi quelli più importanti, più profondi, che ciascuno vive nella propria vita, è una cosa importante, no? È una cosa proprio da tenere a mente, no? Da valutare bene e giocare nella relazione tra genitori, adulti e ragazzi e ragazze. Perfetto, grazie mille, al prossimo seminario. Grazie a voi. Arrivederci.